Mio figlio è molto sensibile, è intelligente, è educato, aiuta sempre gli altri. Ma quando il suo compagno di banco o l'amichetto del cuore lo ignora, lui ci rimane molto ma molto male. Ma in situazioni anche molto semplici, ieri l'altro suo amico non l'ha salutato e lui si è messo a piangere. All'uscita della scuola, suo fratello è andato a giocare con i suoi amichetti, lui ne ha fatto una tragedia. Si è ritirato in un angolo piangendo tantissimo, inconsolabilmente. E poi succede che a scuola lui piange per nulla, gli cade una penna, si spaventa del palloncino che scoppia durante una festa di compleanno e molti suoi amici lo prendono in giro, lo chiamano il piagnone. I rumori gli danno fastidio, soprattutto quelli acuti. Per lui tutto è estremo. Insopportabile. Federica, mio figlio, ha una forte sensibilità. Questo è quello che mi raccontavano una splendida coppia di genitori l'altro giorno in consulenza. Le persone sensibili sono spesso vittime di pregiudizi e rimangono spesso schiacciati dalla nostra società mediatica. Si è studiato attentamente questo fenomeno, la sensibilità, l'ipersensibilità, utilizzando la risonanza magnetica del cervello di persone particolarmente sensibili e si è scoperto che i suoni, le emozioni e persino la presenza degli altri, delle persone, vengono percepiti molto intensamente dalle persone sensibili. L'intelligenza emotiva è la capacità di riconoscere e comprendere le emozioni in noi e negli altri. Le persone emotive vivono le situazioni, le cose in modo molto intenso. Non si limitano solo ad ascoltare le parole pronunciate da altri, ma colgono anche le sottigliezze nei gesti, nel tono della voce, nello sguardo delle persone che parlano. Le persone sensibili sono molto introspettive e abili osservatori. Leggono oltre la parola, piangono facilmente, si emozionano tantissimo e si immedesimano nei problemi. Hanno dei ritmi lenti e riflettono a lungo. Se tu sei un genitore molto pratico e veloce e hai un figlio sensibile o ipersensibile, devi assolutamente rallentare. Le persone ipersensibili sono intimoriti dal giudizio degli altri, sono molto ma molto empatici. Se tuo figlio è particolarmente sensibile, ha bisogno di un ambiente particolarmente calibrato, soprattutto emotivamente. Ha assolutamente bisogno di essere rassicurato rispetto alle sue paure. Ha bisogno di un ambiente non competitivo. Va assolutamente ascoltato, accolto e valorizzato. Segnatelo. Devi avere molta fiducia in lui. Assolutamente non trasmettere le tue ansie, non trasmettere le tue paure, perché lui le percepisce tantissimo. Deve sentirsi accettato, protetto e amato, ma lo deve sentire di pancia. Questi genitori che ho ascoltato in consulenza erano molto molto preoccupati per loro figlio. Secondo me un bambino, un ragazzo, una persona molto sensibile è una persona veramente speciale che ha un grande dono.